Amici del web, buonasera. Ora vi farò, vi illustrerò come io accendo il fuoco sul barbecue esterno. Allora, io mi sono procurato due marmi, uno qui, ok, poi metto un tronco qua sopra. Questa è una comunissima paglia che si può trovare nelle imbottiture delle sedie, di una vecchia sedia. La mettiamo qua sotto, la mettiamo tipo così a fare tipo letto. Ora metteremo anche dei pezzi di dei fusellini di legno, li metteremo in questa maniera. In questa maniera, almeno così, quando la paglia va a prendere fuoco, si incendia subito. Mettiamo questo così. E poi, questo qui, questi pezzi di legno li mettiamo qua, almeno così si riscaldano e si fa sì in modo che riesco a far prendere maggiormente il fuoco. Fa un comunissimo accendino, allora, prima da una parte e poi dall'altra. Il legno, questi bastoncini di legno prendono subito fuoco, la fiamma si riavviva subito. Ora che stiamo alimentando le fiamme, piano piano aggiungiamo della lievito. Con l'ausilio di una accetta, noi faremo questo, sempre stando attenti a non farci del male. E questa qui mettiamo qui sotto, dove già ha preso fuoco. Mi raccomando, se siete esperti fatelo. Se non avete nessuna conoscenza per questo materiale, ve lo sconsiglio. Io sono anni che faccio queste cose e quindi ho la mia esperienza. Se siete esperti di queste cose, bene, se no fatevi aiutare da chi è più esperto di voi. Mettiamo anche questa gomma impregnata, liquido per accendere fuochi, e piano piano andiamo a inserire altri legni. Con l'ausilio di un compasso andiamo leggermente a spostare i legni che devono essere in modo omogeneo. Okay. Questo possiamo anche mettere qua sotto. Questo è un metodo che io ho adottato per far sì che mi rende questa parte disponibile per cucinare o le pizze o qualsiasi altro tipo di pietanza al fuoco. Ci posso cucinare la pizza con le griglie, oppure con il grill con questa teglia che va a
mettersi qua sopra, una volta generata la cenere, faccio sì che la griglia diventi rovente e la brace possa sì che fa cucinare le pietanze. Ma questa volta io uso questo metodo per cucinare le pizze in questa maniera. Adesso qui adesso non ci serve, questa in questa maniera mettendola tutta all'interno senza far cadere nulla. Spostiamo leggermente il tronco, ecco qua. E questa da qui così. Ripeto, fatelo se avete esperienza, non vi avventurate su cose che non sapete fare.